in apertura, oggi andiamo a Rocca Palumba, c'è il paese del Palermitano che dedica una sagra al fico d'India, frutto tipico della nostra terra, e però questa sagra è occasione per visitare il paese. Noi vi portiamo alla scoperta di quello che è chiamato il paese delle stelle, scopriamo perché con Alfredo Conti. Alle spine è alta circa 6 metri e questa struttura è un po' come una bandiera per Rocca Palumba, perché è in sostanza il simbolo di questo comune che qui festeggia questo frutto ogni anno e si sta preparando appunto a questo evento. Ne parliamo con il sindaco Guglielmo Rosa. Buongiorno sindaco, insomma una giornata importante questa per il vostro comune. Sì, per noi oggi è una giornata particolare, proprio questa sera procederemo all'inaugurazione della 15ª Sagra del Fico d'India. È un appuntamento annuale sempre in crescendo che vede la partecipazione di tantissimi visitatori, parliamo di circa 40-50 mila visitatori nei 3 giorni, e momenti espositivi di circa 80 stand. Ci sarà il treno storico appunto che porterà circa 400 visitatori che si dipartiranno con le vecchie locomotive da Palermo. Un frutto che è anche una voce importante nel vostro bilancio. Un frutto che sicuramente, come dicevo prima, sta dando delle gratificazioni economiche non indifferenti. Il fico d'India è il motore economico di questo territorio. Circa 40 aziende, 1,5 milioni di fatturato annuo. Ci troviamo all'interno di una di queste aziende che appunto lavorano nel fico d'India per poi spedirlo sui mercati. Ci troviamo insieme a Donato Catalano, che è il presidente del consorzio di tutela del fico d'India di Rocca Palumba. Quali sono i numeri economici di questo prodotto, di questo settore? E attualmente il nostro mercato è rivolto a un mercato locale, quindi parliamo della provincia di Palermo, di Trapani e di Agrigento, dove riscuote un grossissimo successo, dove viene sempre più richiesto. Però noi puntiamo ad altri mercati, mercati di nicchia importanti, perché il nostro prodotto non può essere annoverato fra come i prodotti di normale consumo, ma riteniamo che sia un prodotto che vada che deve essere destinato ad altri mercati più importanti. Non solo fico d'India a Rocca Palumba, questo murales alle mie spalle dedicato alla grande astrofisica Margherita Hack ci ricorda che questo è anche il paese delle stelle, un paese che ha anche altre eccellenze da mettere in mostra. Noi adesso andiamo a visitare il planetario. Ci troviamo all'interno del planetario di Rocca Palumba e troviamo al suo interno il presidente della Proloco, Rosa Maria Giordano. Insomma, possiamo dire davvero il cielo è in una stanza? Sì, possiamo dire che il cielo è in una stanza. Questo è il planetario Francesco Nicosia. Il planetario è stato inaugurato nel 2002 e insieme all'osservatorio astronomico che più tardi andiamo a visitare fa parte del piccolo parco astronomico di Rocca Palumba. Il planetario è un simulatore, permette per l'appunto di simulare tutto quello che accade nell'arco delle 24 ore, in particolar modo quello che accade dal tramonto all'alba, per cui è possibile osservare costellazioni, pianeti, ma anche studiare i moti di precessione di rivoluzione della Terra. Durante l'anno viene visitato da scolaresche ma anche da turisti del caso. La Proloco per l'appunto gestisce il servizio tutto l'anno. Il nostro viaggio attraverso le stelle qui a Rocca Palumba ci consente anche di toccare quasi con un dito Giove. Ci troviamo all'interno dell'osservatorio di Rocca Palumba e quello che state vedendo è l'elioplanetografo. Che cosa serve? A cosa serve l'elioplanetografo? Allora, questa struttura ci permette lo studio dei pianeti nel nostro sistema solare. In pratica vediamo il movimento dei pianeti attorno alla propria asse, si vedono poi la loro orbita attorno al nostro Sole e poi trattiamo altri argomenti tipo eclissi solare o della Luna. È un altro argomento molto importante che ci lega alle costellazioni zodiacali. Ecco, qui, quello che noi possiamo qui ammirare a livello virtuale, possiamo invece andare a osservare direttamente dal nostro osservatorio. Che studiamo e vediamo qui corrisponde alla realtà. Praticamente se andiamo ad osservare il nostro cielo in quel giorno o in quel periodo, corrisponde a quello che vediamo qui.
La spiccata attitudine di Roccapalumba verso le scienze astronomiche viene confermata da questo riconoscimento internazionale. Al paese viene appunto dedicato il nome di un asteroide, il 5022. Un riconoscimento che premia il sostegno alla ricerca e alla divulgazione delle scienze astronomiche. Ancora pochi gradini e poi riusciamo davvero a toccare il cielo con un dito. Siamo nella cupola dell'osservatorio di Roccapalumba e con noi c'è Ojak Vakcichi, che si sta appunto occupando di che cosa in questo momento? Cosa sta osservando? Allora, sto osservando il Sole, dove per adesso ci sono due belle macchie solari grandi. E qui siamo nella specula dell'osservatorio, dove abbiamo due telescopi, uno dei quali è un telescopio newtoniano riflettore, che è uno tra i più grandi in Sicilia. Possiamo osservare il Sole durante il giorno e poi gli oggetti celesti durante la notte. Torniamo con i piedi per terra per scoprire un'altra ricchezza di questo territorio così generoso. E sto parlando di un mulino che è inserito, pensate, tra le 100 meraviglie italiane. È stato eretto nel 1882. Ne parliamo con Pino Pollina. Dunque è davvero un tesoro questo, un forziere ricco di storie e tradizioni. Sì, ne ha da vendere il mulino storia per raccontare quale pietre parlano, e il mulino balla con la musica dell'acqua ed è bello vederlo, ascoltarlo, appassiona tutti chi viene qua ed è nella zona, ritorna per vederlo perché è veramente una cosa da far vedere a tutti. Questo non è soltanto un pezzo di storia, ma è ancora qualcosa che è in perfetta funzione. Sì, certo, funziona, si fa vedere spesso quando ci sono le visite scolaresche, si fa una bella lezione di molettura della panificazione, un po' di storia del territorio, dell'ambiente, educare i giovani al rispetto dell'ambiente. Poi in conclusione si vede questa belle mole che ballano veramente, che danno un fascino da ascoltare e da vedersi.